Ecco Artarus che sale su Goldrick, supera la metà campo, va a rilanciare per Caracciolo, la sponda per Eder, siamo al limite, Eder che allarga ancora sulla destra dove si è sganciato Zampelli, il controllo di Eylander, il cross di Eylander, la palla dentro, e mai di testa, il gol di Fattore, anche il Brescia in vantaggio con il secondo gol stagionale di Perparim e Demai, un'azione strepitosa con la quale il Brescia sblocca subito dopo 3 minuti il cross di Zambelli, il colpo di testa di Etemai con la palla nell'angolino, il Brescia che sblocca il vantaggio, un'azione molto bella per le rondinelle, un gol importantissimo. Ambasce la difesa bolognese che regala il secondo angolo alla Brescia, non è rimessa laterale ma è calcio d'angolo, non è evitato proprio nulla, quindi Britos, corner già battuto, ed Eder dentro, la girata di testa e c'è il raddoppio di cuore di Dragon Zoboli, e c'è il raddoppio di Zoboli, e il Brescia che raddoppia, una torsione pazzesca. Stefano Gelona me l'aveva detto ieri in ritiro, ma mi ha detto voglio andare sul 2-0 dopo nemmeno 10 minuti, se la sentiva dentro, che gol ha fatto cuore di drago, mamma mia, si è inarcato una torsione pazzesca e ha fatto uscire un pallonetto strepitoso, nulla da fare per il Gabbiano, 2-0 Brescia. Brescia che sbaglia sulla posizione fuori gioco, Di Vaio che può entrare in area a sinistra, Di Vaio che salta Bega, la palla che resta lì e Di Vaio che riapre la partita, un buco pazzesco dei nostri, l'altro sembrava aver perso il tempo Di Vaio e invece ha trovato il gol del 2-1 uccellando in contropiede i nostri. Rigore per il Brescia e adesso chi va? Caracciolo, senza paura, l'aveva detto, batterò anche il prossimo. 200esima partita con il Brescia, Andrea Caracciolo non può sbagliare, mi rifiuto di credere che l'Airone alla 200esima partita con il Brescia sbagli questo rigore, parte lui, traversa, gol, l'hai messa Airone, l'hai messa stavolta, l'hai messa e l'incubo Inter non c'è più, ha dovuto prendere anche la traversa stavolta col brivido, ma il pallone entra, ha calciato tra l'altro accelerando i tempi qui Caracciolo, non ha voluto pensarci su troppo, il 9° gol stagionale di Andrea Caracciolo.